Siamo con Vincenzo Torrieri, presidente Tecmos. Presidente, ci illustra le finalità della sua azienda? La nostra è una fondazione che produce corsi di istruzione terziaria, cioè che vengono post diploma secondario, finalizzati prevalentemente alla manutenzione e alla produzione di mezzi di trasporto. Questo è il core business, diciamo, e facciamo da 7 anni corsi sui veicoli ferroviari, prevalentemente sulla manutenzione di veicoli ferroviari, e adesso abbiamo fatto anche corsi sulla manutenzione di veicoli aeromobili e abbiamo fatto un corso di logistica. Quindi diciamo, abbiamo fatto una 10ina di corsi in tutto in 5-6 anni che viviamo e sono orientati, abbiamo questi 3 profili fondamentali. Però il più richiesto dai nostri soci e dalle aziende che collaborano con noi sono nel campo ferroviario, campo in cui abbiamo anche un riconoscimento di centro di formazione accreditato dal Ministero. Quanti ragazzi avete portato? Qui? Sì. Un centinaio. E sono tutti soddisfatti? Avete sentito già qualche opinione? Non ancora, li sto cercando. Sì, perché, no, perché poi è difficile anche l'assemblea è via di chiusura. Io penso che noi ci vedremo adesso alla fine qui fuori e raccoglieremo le impressioni. L'anno scorso vennero e furono molto soddisfatte. E pensate di partecipare anche alla novità assoluta che ha dichiarato il presidente Guido Grimaldi, cioè Transalis, la fiera che si terrà a Verona alla fiera certo, marzo? Certo, adesso con Bergins diciamo, siamo in rapporti di questo tipo, ma dovremmo anche pensare di trovare degli accordi di promuovere sempre di più la formazione superiore nel settore, diciamo. Questo è che poi è nelle finalità di Alice, ma dobbiamo trovare il certo, modo. Avanti i giovani. Avanti i giovani, diciamo, perché effettivamente l'energia dei giovani è fondamentale, diciamo, certo, il futuro della nazione. Grazie tanto. Grazie.